Così prendo 2 minuti per ringraziare e salutare e presentare a voi l'ospite di oggi, a cui porto i saluti anche di Giuseppina Barsacchi, la collega accademica dei Lincei che si occupa di coordinare il polo pisano, che anche oggi è stata trattenuta da altri impegni, mi ha chiesto di salutarvi e spera di riuscire a intervenire ad uno dei prossimi incontri. Io vi presento oggi con davvero grandissimo piacere Massimo Palermo, che è professore ordinario di linguistica italiana all'Università per Stranieri di Siena. Si è occupato di moltissime cose, molti aspetti della storia della lingua italiana, si è occupato di romanesco, antico e moderno, si è occupato moltissimo di didattica dell'italiano e dell'apprendimento di italiano come lingua seconda, ed è per questo motivo che oggi è qui con noi. Ha scritto una grammatica di base dell'italiano insieme a Pietro Trifone, uscita nel 2007, che forse conoscete perché è pensata specificamente per scuole, direi. Nel 2013 ha pubblicato un interessante volume di linguistica testuale dell'italiano, uno dei primi lavori di linguistica testuale, una disciplina relativamente giovane, pensato apposta per l'italiano e con esempi tratti da testi italiani. Si è occupato anche di grammatiche per stranieri in prospettiva storica, grammatiche dell'italiano per stranieri dal 500 ad oggi, con Danilo Poggiogalli. Ha pubblicato un volume nel 2010. Quello più interessante per noi oggi è un lavoro che Massimo Palermo ha fatto insieme a Pierangela Diadori e Donatella Troncarelli, che è il manuale, è diventato un po' il manuale di riferimento per chi voglia sapere come insegnare italiano come lingua straniera e non madrelingua. Un manuale che è uscito nel 2009, si intitolava Manuale di didattica dell'italiano L2, esaurito, non lo trovate più, lo trovate soltanto in biblioteca. Per fortuna uscirà a maggio, quindi siamo prossimi alla nuova edizione, con il titolo di Insegnare italiano come seconda lingua. Uscirà per l'editore Carocci di Roma. Oggi Massimo Palermo ci parlerà della riflessione metalinguistica nella classe plurilingue. Seguirà poi il laboratorio relativo alla lezione tenuto dal dottor Matteo Lagrassa, sempre dell'Università per Stranieri di Siena. Aggiungo soltanto che Donatella Troncarelli, una delle altre due autrici del manuale Insegnare italiano come seconda lingua, sarà con noi la prossima settimana. Rispetto al programma pubblicato e stampato, vi ricordo che l'incontro sarà venerdì 27 e non il 26. Grazie, lascio la parola a Massimo. Bene, grazie Roberta per la presentazione, alla sede che ci sta ospitando e anche all'Accademia del Lincei per aver organizzato questa interessante esperienza, da quello che ho potuto vedere attraverso il programma. Allora, oggi diremo alcune cose sulla modalità, gli obiettivi della riflessione metalinguistica nella classe plurilingue. Si tende ad utilizzare questo aggettivo classe plurilingue perché, come vedremo dai dati che stiamo per analizzare, siamo sempre di più di fronte a situazioni del genere, mentre nella prima fase di immigrazione in Italia si parlava di più di ingresso di alunni stranieri nella classe di alunni nativi. Ora il quadro, come vi mostrerò, è molto più fluido, quindi abbiamo di fronte una pluralità di questi allievi, di cui l'insegnante deve tener conto, non si può tagliare con l'accetta il nativo dallo straniero, perché non corrisponde alla realtà dei fatti. Quindi vi presenterò prima alcuni dati
numerici tratti dall'ultimo rapporto disponibile ISMU-MIUR. L'ISMU è l'Istituto per lo Studio della Multietnicità, che su incarico del MIUR ogni anno stende un rapporto sulla presenza, statistico, sulla presenza di alunni, come si dice con una formula burocratica, l'acronimo è CNI, cioè alunni con cittadinanza non italiana, nei vari ordini di scuola. Quindi vedremo qual è la situazione anzitutto oggi in Italia, come è evoluta nell'ultimo quindicennio, e partiremo da questo dato numerico per fare poi delle considerazioni invece di tipo metodologico sugli obiettivi dell'insegnante. Allora, diciamo qualcosa sulle caratteristiche anzitutto dell'immigrazione in generale in Italia. Una prima caratteristica è che ha caratterizzato l'immigrazione italiana rispetto alle altre situazioni, nazioni europee, è la diversificazione delle provenienze degli immigrati. Cioè non abbiamo, come per esempio è successo in Spagna, in Inghilterra, in altre situazioni, in Francia, di ex colonialismo, una concentrazione degli immigrati su alcune nazionalità. Come vedete, gli immigrati presenti sul territorio nazionale siamo arrivati, questi sono i dati generali sulla popolazione generale, non sulla popolazione scolastica, siamo arrivati quasi a 6 milioni e sono praticamente, provengono da tutto il mondo, 170 nazionalità ufficiali, praticamente tutte le nazioni dell'Unione Europea, 17 nazioni europee non appartenenti all'Unione Europea e 140 extraeuropei. Quindi il mondo in Italia, no? Come si dice con una formula sintetica ma efficace. Questa diversificazione delle provenienze però non esclude che ci sia ovviamente una concentrazione su alcune nazionalità. Questo quadro che vi riporto qui rappresenta le prime 10 nazionalità in ordine di frequenza, in ordine numerico di provenienza. Come vedete, Romania, Albania, Marocco, Cina. Questi primi 4-5 posizioni tendono ad essere stabili nel tempo, almeno negli ultimi anni, mentre c'è qualche, come dire, ricambio nella parte inferiore della tabella. Quindi, come vedete, pur essendo così, polverizzata, diversificata, l'immigrazione, in realtà i 2/3 buoni sono concentrati su una decina di provenienze. Se la guardiamo la questione con una mini serie storica, sapete che diciamo, l'immigrazione in Italia è un fatto relativamente recente, diciamo, la facciamo partire dagli anni 80, ma ancora fino all'inizio degli anni 90 era numericamente molto, molto poco rilevante come impatto sulla popolazione. Comunque in questi decenni l'immigrazione si è progressivamente stabilizzata verso un'immigrazione familiare. Vedremo le conseguenze di questo sulla presenza degli alunni nella scuola, nel senso che all'inizio era prevalentemente un'immigrazione maschile, a poco questi progetti migratori si sono stabilizzati con i ricongiungimenti familiari e quindi vedremo tra poco l'effetto di questo, che per esempio la percentuale di alunni stranieri sugli alunni totali è praticamente omologa, paragonabile alla percentuale di cittadini stranieri sul totale della popolazione italiana. Siamo fra l'8 e il 9%, percentuali di questo tipo. Un'altra caratteristica che si accompagna a questa diversificazione delle provenienze, che è appunto caratteristica della situazione italiana, è la, come si dice, polarizzazione delle destinazioni. Da queste cartine vedete abbastanza bene come ovviamente la maggior parte degli immigrati, parliamo sempre di popolazione generale, sono concentrati nelle regioni, per ovvie ragioni economiche, no? Di possibilità di accoglienza e di opportunità di lavoro, nelle regioni del centro-nord. Quindi diversificazione delle provenienze, ma polarizzazione delle destinazioni su una parte del territorio nazionale. Vediamo qualche numero. A questo punto iniziamo ad analizzare la fonte, appunto, come vi dicevo, l'ultimo rapporto disponibile, ISMU-MIUR, che fra l'altro è presente in internet, quindi potete scaricarlo e consultarlo, che è riferito all'anno scolastico 2013-14, quindi sono dati abbastanza aggiornati. Allora, gli alunni immigrati, totale vi ho evidenziato alcuni numeri su cui concentrare la nostra attenzione, gli alunni in totale sono poco più di 800.000, come vedete.
a livello nazionale e rappresentano in percentuale sulla popolazione scolastica il 9%. Come dicevo, una percentuale grosso modo paragonabile a quella della popolazione generale. Sono distribuiti diversamente nelle varie regioni, come vedete qui. Ci soffermiamo in particolare sul dato della Toscana perché ci interessa più da vicino. Allora, il totale della Toscana è leggermente superiore alla media nazionale, siamo al 12,7%, e nelle colonne successive vedete la distribuzione di questo 12,7% per ordine di scuola, quindi abbiamo un 13,4% nella primaria, 14,2% nella secondaria di primo grado, 10,3% nella secondaria di secondo grado, cioè la scuola superiore, come si dice comunemente. Questo dato già è interessante perché se noi lo confrontassimo con analoghi rapporti di 5-6 anni fa, senza quindi andare nemmeno troppo lontano nel tempo, vediamo qui che c'è una sostanziale stabilità fra i vari ordini di scuola, sono un po' meno i ragazzi delle medie del liceo, ma nemmeno troppo. Ecco, soltanto 5-6 anni fa ancora erano pochissimi gli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore. Questo evidentemente nel corso degli anni le seconde generazioni, come vedremo molti di questi sono nati in Italia, crescono e percorrono tutto l'iter scolastico, quindi stanno già arrivando all'università, sono arrivati in buona misura al liceo. E questo ha determinato il fatto che, come dire, la formazione e l'aggiornamento dei docenti sulle tematiche relative alla gestione della classe plurilingue abbia riguardato dapprima i docenti delle elementari, poi quelli delle medie e solo in anni recenti quelli degli istituti superiori, perché ovviamente si sono confrontati in tempi diversi col problema. A questo punto, però, la popolazione scolastica è quasi equamente distribuita fra i vari ordini di scuola. Abbiamo visto un dato assoluto che è molto importante, 800.000 studenti stranieri. Questo genera anche a livello di giornalistico, di divulgazione sui media, un certo allarmismo, no? Queste classi con tantissimi alunni stranieri, la difficoltà di gestione. Allora, questo rende forse necessario però andare a vedere un po' più in profondità come sono composti questi 800.000 studenti. In realtà, gli studenti entrati per la prima volta nel sistema scolastico italiano sono di quegli 800.000 meno del 3, circa il 3%, 30.000 e qualcosa. Quindi i bambini, i ragazzi, adolescenti che hanno bisogno di un'effettiva alfabetizzazione linguistica, cioè hanno bisogni linguistici primari di sopravvivenza, sono una piccolissima fascia del totale. Questo non vuol dire che per gli altri non ci siano dei problemi specifici didattico-pedagogici, ma chiaramente non sono i problemi dell'alfabetizzazione primaria. Vedremo dopo come distinguere, gli interventi. Ecco, qui vi riporto per capire, insomma, l'evoluzione del fenomeno, una miniserie storica. Partiamo dall'anno scolastico 2001-2002, vedete che in particolare ci concentriamo sulla scuola secondaria di primo grado, che la percentuale si è relativamente stabilizzata, vedete, degli alunni con cittadinanza non italiana, poco sopra il 20%, c'è una leggera flessione, vedete, nell'ultimo anno scolastico di riferimento, che si può variamente spiegare, insomma, c'è anche un effetto dovuto alla stabilizzazione dei flussi migratori, flussi migratori stabili, intendo, dovuti alla crisi economica che sta attraversando dal 2008 l'intero pianeta. Allora, dicevamo, esiste una problematica specifica di insegnamento disciplinare, non è un problema soltanto della lingua italiana, ovviamente, perché la lingua italiana è lo strumento che dà accesso a tutte le discipline. Se non si capisce bene un testo in italiano non si riesce a capire la storia, la geografia, la chimica, eccetera. Quindi è un problema di educazione linguistica trasversale. Questo problema c'è e dà luogo a un divario nelle percentuali di successo scolastico fra alunni italiani e non italiani. Prendiamo in considerazione la fascia di età che ci interessa di più. Partiamo dall'ultimo biennio della scuola elementare, vedete i dati evidenziati, questo divario è relativamente contenuto, cioè la differenza di percentuale di promozione fra italiani e non italiani è intorno, poco superiore all'1%, quindi sono valori non così rilevanti.
Questo divario naturalmente cresce man mano che saliamo di livello e vedete si arriva, anche qui vi ho evidenziato i dati della Toscana e mentre in fondo alla tabella vedete il dato medio nazionale per fare un confronto, questo gap diventa più rilevante nella scuola secondaria di primo grado, insomma 8%, 6%, 7%. Quindi occorrerà interrogarsi sulle ragioni di questo divario nel successo scolastico e cercheremo di farlo nella seconda parte della lezione. Va bene, con questo possiamo quasi considerare conclusa la parte, diciamo, di analisi dei dati, però è stata necessaria per capire il quadro in cui si muove il docente. Diciamo anche che questo, come dire, a controbilanciare quello che abbiamo appena visto, un divario nel successo scolastico, che comunque gli alunni di seconda generazione che riescono a portare a termine tutto il percorso scolastico, cioè a conseguire il diploma di maturità, sembrano avere invece maggiore successo dei pari età italiani. Ecco, questi sono dei dati relativi di qualche anno fa perché il Ministero non ha poi più pubblicato dati più recenti. Comunque, nella percentuale dei diplomati all'esame di Stato su 100 esaminati, vedete che e gli stranieri sono intorno al 95,5%, quindi mentre gli stranieri nati in Italia, quindi le seconde generazioni in senso stretto, hanno addirittura una percentuale di successo, 98,2%, maggiore degli italiani, 97,8%, leggermente maggiori, però è un dato significativo. Chiaramente motivata con una maggiore motivazione allo studio come strumento di promozione sociale, conseguente al titolo, rispetto diciamo, ai pari età italiani. E quindi questo possiamo considerare un dato confortante. Però questo dato non tiene conto di tutti coloro che si sono persi per strada, nel senso che non sono arrivati alla fine del percorso. Va bene, adesso analizziamo rapidamente diversi contesti di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, perché ciascuno ha le proprie specificità e richiede metodologie di intervento appropriate. Si parla di apprendimento di italiano come lingua straniera per quanto riguarda l'italiano appreso all'estero, per esempio tutti coloro che studiano italiano presso istituzioni e scuole pubbliche e private di varia natura con sede non all'estero e di lingua madre non italiana. Per esempio, gli istituti di italiani di cultura nel mondo hanno una rete piuttosto capillare, la scuola Dante Alighieri e altre istituzioni di corsi di questo tipo. Diverso dal contesto di apprendimento come lingua straniera è quello del contesto di apprendimento come lingua seconda. Si tratta, come sappiamo, dell'italiano appreso in Italia da studenti stranieri, quindi si viene in Italia per studiare l'italiano. Ovviamente questa modalità di apprendimento è più efficace perché consente, usciti dall'aula, di essere esposti ad un input che corrisponde alla lingua che si sta studiando. Gli studenti, per esempio, dei centri linguistici delle varie università, che sono in Italia per Erasmus o per altre motivazioni, appartengono a questa tipologia. Esiste poi un italiano definito come lingua etnica o lingua d'origine, sarebbe l'italiano appreso dagli oriundi italiani, cioè i discendenti degli emigrati italiani di seconda, terza, quarta generazione, che hanno avuto la lingua italiana o una delle sue varietà, più spesso si tratta del dialetto perché erano prevalentemente dialettofoni gli emigrati italiani all'estero e quindi trasmettevano questa varietà di italiano ai propri figli e nipoti, e in genere verso la terza generazione si ha o un abbandono completo della lingua d'origine o il desiderio di ristudiarla, riapprenderla, che comporta appunto la frequenza di un corso, il fatto di venire in Italia, eccetera. Infine, il quarto ambiente di apprendimento, che è quello su cui ci soffermeremo perché è quello che riguarda il contesto scolastico, si parla di italiano come lingua di contatto, cioè l'italiano appreso in Italia, quindi come l'italiano lingua seconda, ma non da adulti, ma da figli di cittadini stranieri immigrati di diverse fasce d'età. Perché è necessario concettualmente distinguere questa tipologia di apprendenti dallo studente adulto che viene in Italia per frequentare un corso di italiano? Primo perché le motivazioni sono diverse, poi perché il contesto in cui si apprende l'italiano è diverso. Per questi bambini, le cosiddette seconde generazioni,
L'italiano non è soltanto una lingua che si studia a scuola, ma è anche la lingua con cui si scherza, si gioca con i compagni di classe, si dice tecnicamente la lingua della socializzazione primaria e quindi chiaramente i tempi, le modalità di apprendimento sono specifici, non confrontabili con quelli di un adulto che venga in Italia per ragioni culturali o professionali. Quindi noi avremo a che fare soprattutto con questa tipologia di apprendimento. Chiariamo anche dal punto di vista terminologico la distinzione, quando si parla di apprendimento di una lingua, tra acquisizione e apprendimento. L'acquisizione è l'acquisizione spontanea, in genere riguarda la L1, la propria lingua madre, e avviene in età infantile, quindi è un'acquisizione senza uno studio formale. L'apprendimento è l'apprendimento delle varie lingue seconde che una persona nel corso della sua vita con cui una persona nel corso della sua vita può entrare in contatto e naturalmente possono essere più di una. Occasionalmente può essere più di una anche la lingua acquisita, nel caso per esempio dei bambini bilingui, cioè il bilinguismo precoce, cioè i bambini figli di coppie miste per esempio, il processo di acquisizione può riguardare la lingua di entrambi i genitori, però di solito appunto l'acquisizione riguarda una sola lingua. Quindi di conseguenza distinguiamo anche diversi tipi di bilinguismo. Qui stiamo parlando, attenzione, di bilinguismo individuale. Un'altra questione è il bilinguismo sociale che riguarda una comunità di parlanti. Per esempio, quando diciamo che la comunità altoatesina è bilingue, stiamo parlando di bilinguismo sociale o comunitario. Qui stiamo parlando invece di bilinguismo individuale, cioè dovuto alla storia personale di un individuo. Quindi distinguiamo nell'ambito del bilinguismo individuale il bilinguismo simultaneo. Cioè l'acquisizione delle due lingue avviene nello stesso tempo, per esempio il caso che vi facevo poco fa, dei bambini che vivono in famiglie dove delle due lingue coesistono e vengono usate parallelamente. Non sempre, come sapete, nel caso dei genitori bilingui si sceglie questa strada, però può essere una delle strade seguite, cioè di esporre i bambini contemporaneamente a entrambe le lingue. In questo caso il risultato appunto è il cosiddetto bilinguismo simultaneo. Mentre l'altra possibilità è definita bilinguismo consecutivo, cioè le due lingue vengono acquisite in tempi diversi, e in genere quindi una lingua madre, appunto la L1, subito in famiglia, e poi una seconda lingua, per esempio, dall'ingresso a scuola, e succede in molte situazioni di bilinguismo istituzionalizzato, cioè in nazioni che sono bilingue, quindi la seconda lingua insieme alla prima è un riconoscimento, anche una tutela normativa, legislativa. Si parla infine di bilinguismo tardivo quando la lingua seconda è acquisita dopo la prima infanzia, dopo quella che si chiama tecnicamente la fase critica, che in realtà non coincide con un momento specifico perché a seconda delle diverse sottocompetenze si chiude prima o dopo questa finestra, un conto è la fonologia, un conto è la morfologia, un conto è la sintassi. Comunque, con la pubertà si inizia a perdere la capacità di acquisire del tutto spontaneamente una seconda lingua, con il risultato che l'apprendimento è sempre poi parziale, per esempio la pronuncia sarà facilmente riconoscibile, eccetera. Dopo questo periodo, che viene definito appunto il periodo critico, ci sono differenze significative nell'apprendimento delle due lingue in gioco, mentre nel caso del bilinguismo simultaneo e in parte anche di quello consecutivo, si può arrivare teoricamente a una competenza ottimale di entrambe le lingue in gioco. Questo dal punto di vista, diciamo, psicolinguistico, cioè come il parlante elabora nella propria mente le grammatiche delle due lingue con cui si trova in contatto. C'è anche un aspetto sociolinguistico di cui tener conto, cioè come le due lingue in campo sono considerate in termini di attribuzione di prestigio, di valore, da parte della comunità linguistica, di riferimento. Da questo punto di vista distinguiamo fra il bilinguismo additivo, che si ha quando appunto la comunità di riferimento attribuisce valore positivo a entrambe le lingue e quindi lo sviluppo delle due lingue e delle due culture è complementare, cioè lo sviluppo della lingua seconda non avviene a scapito della lingua madre. Pensiamo a tutte le situazioni di lingua di minoranza riconosciuta dalla legge in Italia, ladine, tedesche, slovene, franco-provenzali, eccetera, in cui per esempio l'altra lingua viene anche insegnata a scuola, quindi non è semplicemente una lingua legata agli usi familiari e colloquiali, ma a una serie di ambiti d'usi.
di uso differenziati che comprende anche usi alti della lingua. Per esempio, la legge di tutela delle minoranze linguistiche del 99 consente di utilizzare la lingua di minoranza, per esempio, nelle sedute del Consiglio Comunale, quindi anche in occasioni oppure per la stesura di circolari, ordinanze, eccetera, quindi di parlato e di scritto formale, non solo legate all'ambito dell'informalità. Bilinguismo sottrattivo invece è la situazione opposta, in cui una delle due lingue in campo gode di un prestigio minore, di un prestigio più basso, e quindi il bambino vive in una situazione di svalutazione della propria lingua madre. Quindi l'apprendimento della seconda lingua, che è considerata in quel contesto culturale più prestigiosa, porta al graduale abbandono della propria lingua madre. Spesso sono proprio i genitori, nel caso dell'immigrazione, a scoraggiare i propri figli perché credono in questo modo di far loro un favore. In realtà non è così, come vedremo tra poco, perché si presuppone che dimenticando presto la lingua materna si acquisisca meglio e prima la lingua seconda. In realtà non è così. Quindi è un errore, ecco, questa deprivazione della lingua madre. Allora, chiariamo altri punti. Il bilinguismo non è un ostacolo. I bambini bilingui, anzi, come sappiamo bene, hanno delle opportunità in più dal punto di vista sociale, professionale, eccetera. E ci sono anche dei dati che dimostrano che tendono ad avere anche un maggior successo scolastico. Peraltro, il bambino bilingue è abituato da subito, quindi prima di andare a scuola, a fare da sé in casa, nella sua testa, una riflessione metalinguistica, cioè deve mettere a confronto due sistemi che sta elaborando. Quindi è più pronto nel momento in cui questa riflessione linguistica diventerà formalizzata, esplicita nel contesto di insegnamento formale, a fare questi confronti fra le lingue in gioco. E più in generale, un bambino bilingue è un bambino che ha maggiore attitudine a confrontarsi con qualcosa che è diverso rispetto con l'altro da sé, no? E questo è un vantaggio in termini di confronto interculturale. Quindi il bilinguismo non è una situazione di ostacolo all'apprendimento delle lingue seconde. Cerchiamo di capire perché. Questa figura che vi riporto rappresenta in maniera molto schematizzata la punta di due iceberg. Vedete, c'è la linea la superficie dell'acqua, c'è la base dell'iceberg che è sommersa, la punta è invece al di sopra della linea. Che cosa rappresenta questo schema? Si deve naturalmente questo tipo di elaborazione a un linguista canadese che si chiama Jim Cummins, di cui ora esporremo sinteticamente la teoria. Sia la L1 che la L2, naturalmente questi iceberg potrebbero essere virtualmente 3 o 4, nel senso che a una L1 si possono affiancare più L2. Comunque facciamo la situazione più semplice di confronto fra due lingue. Come vedete, poggiano su una base piuttosto solida di competenze comuni, trasversali, soprattutto ad alcuni livelli linguistici, la capacità di progettare un testo, per esempio nella testualità, la competenza tende a essere interlinguistica, cioè ad essere, come dire, trasferibile, una volta acquisita in una lingua, essere trasferibile anche in altre lingue che si apprendono. Quindi ci sono poi aspetti, diciamo, specifici delle singole competenze, a un certo punto i due iceberg si differenziano, che però sono supportati da una forte base comune. Quindi, sintetizzando, qualunque sia la lingua usata, il pensiero che accompagna le quattro abilità fondamentali, cioè parlare, ascoltare, leggere e scrivere, nelle due lingue in gioco, proviene dalla stessa, dal punto di vista cognitivo, proviene dalla stessa origine. Ok? Quindi poggia su una base comune. Le funzioni cognitive relative rispettive possono svilupparsi nelle due lingue altrettanto bene che con una sola. Quindi, questo a proposito di quanto dicevamo prima, non è vero che abbandonando una lingua si impara più facilmente l'altra, anzi, lasciandola a metà si interrompono, soprattutto nella fase di crescita, questo vale, cioè nella fase di passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Si interrompe la costruzione di questa base comune che poi va a decremento anche dello studio di una competenza ottimale nella seconda lingua.
Quindi il bilinguismo, cioè mantenere l'attenzione su tutte e due le lingue, non dimenticare la propria lingua d'origine, può essere un vantaggio anche per imparare meglio la seconda lingua, la lingua meno nota, a patto che in almeno una delle due lingue si possieda una competenza nativa, cioè partiamo dal presupposto che di queste due una sia la lingua nativa. Altrimenti c'è la situazione del cosiddetto semilinguismo, cioè una persona che non ha un immigrato di terza generazione, non ha una competenza nativa della propria lingua d'origine, può trovarsi a vivere una situazione di bilinguismo, come dire, dimezzato in tutte e due le lingue, no? E, fra l'altro abbiamo molte testimonianze di figli e nipoti di emigrati italiani dell'emigrazione storia che raccontano, senza usare questa terminologia tecnica, esattamente questa situazione, cioè si sentono stranieri sia quando parlano l'italiano sia quando parlano l'inglese, per dire, nel caso della comunità italiana negli Stati Uniti d'America. Allora, questa immagine del doppio iceberg si traduce poi in pratica in due acronimi che sono piuttosto diffusi nella terminologia glottodidattica e che si devono appunto sempre a Cummings. I due acronimi in questione sono BICS e CALP. BICS sta per Basic Interpersonal Communication Skills, cioè abilità comunicative interpersonali di base. CALP sta per Cognitive Academic Language Proficiency, cioè competenza linguistica cognitivo-accademica. In pratica le BICS, le competenze di tipo BICS, sono quelle legate alla comunicazione primaria. Sono atti comunicativi fortemente dipendenti dal contesto, legati a situazioni comunicative concrete, poco esigenti dal punto di vista cognitivo, la conversazione spontanea, per esempio. In termini concreti, temporali, lo sviluppo di questo tipo di competenze, a seconda ovviamente di vari fattori individuali, contestuali e sociali, richiede un periodo relativamente breve, da 1 a 3 anni. A proposito, no, del bambino o ragazzo che arrivi in Italia da un altro paese, non conoscendo una parola di italiano, a volte anche in meno di un anno arriva a una competenza ottimale dal punto di vista di questo tipo di competenze comunicative di base della lingua italiana. Questo può essere però una trappola per il docente, perché arrivato, quando vede che il bambino, il ragazzo arriva a questo livello, magari acquisendo una competenza molto avanzata della lingua colloquiale, le espressioni di tutti i giorni, molto spesso questi ragazzi non imparano l'italiano standard, ma imparano l'italiano colloquiale, locale, quindi in Toscana parlano con un spiccato accento toscano e così via, l'insegnante può cadere nel tranello, nella trappola di pensare che il bambino, il ragazzo, non abbia più bisogno di un'attenzione educativa specifica e che quindi può seguire il percorso di studio esattamente come tutti gli altri. In realtà no, perché quello che non ha ancora sviluppato sono le competenze di tipo CALP, cioè quelle cognitivamente più elaborate. Potremmo dirla in termini molto semplici, sono le competenze di studio, cioè atti comunicativi che siano indipendenti dal contesto, nozioni astratte, non solo concrete, esigenti dal punto di vista cognitivo. Ecco, il percorso di sviluppo di questo tipo di competenze richiede un arco temporale più lungo. Tenendo conto di questo, si possono immaginare strategie educative differenziate per gli alunni che abbiano bisogno, i neo arrivati in Italia, che abbiano bisogno di un'alfabetizzazione primaria, e per gli altri. Ovviamente l'alunno straniero appena arrivato in Italia non è che fa una sola cosa o solo l'altra, inserito nel momento in cui viene inserito a scuola si cerca di fargliele sviluppare contemporaneamente. Ecco, attenzione a questo potenziale inganno, la fluenza nelle competenze comunicative di base può trarre in inganno, facendo presupporre al docente un analogo sviluppo delle competenze di studio. E questo è la ragione della diversità nel livello di successo scolastico fra gli alunni italiani e non italiani. Allora, torniamo un attimo velocemente sui dati. Quindi, di questa massa di studenti non nativi, in realtà circa 300.000, quindi oltre un terzo, sono nati in Italia. Quindi non sono italiani soltanto per ragioni burocratiche, perché come sapete l'acquisizione della cittadinanza in Italia è molto complicata, quindi anche se si è nati in Italia,
lo si può acquisire in particolari condizioni solo dopo il compimento della maggiore età. Quindi sono, diciamo, stranieri solo sulla carta, dal punto di vista linguistico li possiamo considerare perfettamente omologhi e confrontabili con i nativi. All'altro estremo ce ne sono 28-30 mila entrati nel sistema scolastico nell'anno in corso, e su questi ovviamente ci si deve concentrare su quelle attività di alfabetizzazione primaria, ma questi, come abbiamo visto, sono me meno del 3% del totale degli alunni non italiani. Quindi questo lascia anche, come dire, desiderare la necessità da parte degli organismi ufficiali, per esempio del MIUR, del Ministero dell'Istruzione, ma anche del Ministero degli Interni, di ridefinizione, anche per fare delle statistiche più accurate, del concetto di nativo non nativo, cioè non legarlo soltanto al possesso o no di un pezzo di carta, la cittadinanza, ma all'effettiva storia linguistica. Fra l'altro, i sociologi e i demografi stanno sviluppando una serie di indicatori per definire il grado di seconda generazione acquisita. Che cosa voglio dire? Nel senso che un bambino nato in Italia, nel momento in cui diventa adolescente e poi adulto, è tecnicamente un italiano di seconda generazione. Ci sono però tutta una serie di situazioni intermedie, il bambino che è arrivato a 3 anni, a 5, a 8, a 12, no? Quindi è stato elaborato proprio un indice numerico che varia tra 1 a 2, tiene conto di queste variabili, come dire, biografiche, che ci dice per ciascun ragazzo se è 1,5, 1,7, 2, cioè 2 vuol dire di seconda generazione a tutti gli effetti, confrontabile con un nativo, 1 è invece il ragazzo appena arrivato. Questi indici numerici, pur nella loro schematicità, aiutano a capire che abbiamo a che fare con un continuum di situazioni differenziate. Allora, proviamo a sintetizzare con questo breve testo di Graziella Favaro, che è di qualche anno fa, ma ancora si adatta alla situazione che abbiamo descritto. Il rischio che si intravede oggi è quello di non individuare con precisione i bisogni linguistici dell'apprendente di una seconda lingua. Si presta allora attenzione alla fase del primo apprendimento, a volte drammatizzando le difficoltà iniziali, e si sottovaluta il vero ostacolo, cioè quello della lingua per lo studio. Una volta superata la prima fase, quando l'alunno è in grado di esprimere bisogni, di raccontare esperienze personali, di comunicare nel quotidiano, lo si ritiene in grado di funzionare come un alunno autoctono per il quale l'italiano è lingua materna. Conseguenza di questo sull'accoglienza degli alunni stranieri nella scuola italiana. L'attenzione ai bisogni educativi dei singoli discenti deve essere molto puntuale, molto mirata, non può limitarsi al periodo dell'accoglienza, peraltro anche questo periodo di accoglienza è spesso lasciato alla volontarietà dei singoli dirigenti scolastici, alle risorse a disposizione della scuola, che naturalmente dipendono molto dal territorio in cui la scuola è inserita, e quindi anche le strategie di intervento sono molto differenziate nelle varie zone d'Italia. Però l'importante è che non c'è bisogno solo di questo pronto soccorso, cioè l'intervento deve essere opportunamente modulato, ma deve estendersi alla fase successiva e curare quel percorso meno visibile, ma molto più lungo, abbiamo visto fino a 7 anni, che porta ad acquisire adeguatamente le competenze di studio. Questa attuazione può essere, diciamo, promossa oltre che dalla progettazione e dall'attuazione dei percorsi didattici volti a sviluppare le abilità e le conoscenze necessarie per lo studio nella lingua seconda, può essere sostenuto, ritorniamo al problema che ho già accennato prima, dalla padronanza della lingua madre, cioè teoricamente, idealmente, non sempre questo è praticabile, nelle scuole dove c'è una forte presenza di alunni stranieri bisognerebbe curare situazioni di utilizzo della lingua uno dei vari apprendenti, non legate soltanto alla comunicazione familiare, perché magari questi bambini, questi ragazzi tornati a casa parlano in arabo, in cinese o in albanese, ma legate all'uso colto nella propria lingua, proprio per la figura dell'iceberg che vediamo prima, perché è opportuno completare una competenza ottimale anche negli usi astratti, formali della lingua nella propria L1, per
padroneggiare meglio questi usi nella lingua che si sta studiando, nel nostro caso l'italiano. Perché questo è difficilmente praticabile? Perché come abbiamo visto all'inizio, in Italia c'è una forte polverizzazione delle provenienze, quindi non è poi facile per una scuola realizzare iniziative di questo genere che riguardino 10-15 lingue. Non a caso questa teoria è stata elaborata da Cummins, che vive e opera in Canada, dove c'è un bilinguismo molto più semplice, fra virgolette, no? Le due varietà in questione sono più facilmente promovibili entrambe senza lasciare le spalle a nessuna. Però ci sono varie iniziative lodevoli, molto spesso lasciate alla buona volontà però dei docenti e delle famiglie, che tentano nei limiti del possibile, nelle ore pomeridiane, di aprire la scuola a interventi di questo tipo, mirati a un contatto con la lingua madre dei vari, almeno quelle più rappresentate, legate a contesti e ambiti d'uso formali. Allora, fatta questa premessa, quali possono essere considerati gli obiettivi per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana? Anzitutto dobbiamo distinguere, ecco, abbiamo parlato di classe plurilingue, diciamo, l'insegnante è di fronte a una pluralità di discenti con una pluralità di bisogni. Distinguiamo i due casi estremi, cioè un'ipotetica classe fatta soltanto di nativi, quindi l'insegnante di italiano come L1, che tipo di compito prevalente ha questo insegnante nella scuola italiana di oggi? Diciamo, si dà per presupposto che l'alunno nativo padroneggi abbastanza bene nelle competenze orali e orali informali, registri informali dell'italiano. Quindi l'insegnante deve ovviamente insistere di più sull'insegnamento di ciò che l'allievo sa meno, quindi il parlato formale e lo scritto. Nel caso almeno dell'alfabetizzazione in L2, è evidentemente invece primaria, bisogna dare la precedenza alla comunicazione orale, finché questi ragazzi non acquisiscono le competenze di base, BICS, non ha molto senso farli concentrare prevalentemente su testi formali o ambiti di uso formali. Poi gradualmente si devono, come dire, intersecare i due piani. Ecco, questi sono i due estremi. Allora la domanda potrebbe essere: ma in una classe plurilingue in cui ci sono tutte queste varietà, anche tutte le situazioni intermedie, beh, il compito del docente è più impegnativo, però diciamo la sfida, almeno l'obiettivo, dovrebbe essere quello di arrivare a delle competenze sempre più, diciamo, come una sorta di vestito su misura, cioè decalate secondo un continuum che abbia questi due estremi. Peraltro, vari studi sperimentali hanno dimostrato che in realtà nel momento in cui questi studenti abbiano superato la fase dell'alfabetizzazione primaria, in molti aspetti i loro bisogni linguistici non sono così differenziati dallo studente nativo, per quanto riguarda, non so, la capacità di riassumere un testo, di costruire un saggio breve, eccetera. Quindi non è così differenziata la realtà dei bisogni comunicativi fra i nativi e non nativi, eccettuata questa prima fase dell'ingresso, insomma, dell'alfabetizzazione. Allora, diciamo anche due cose appunto sulle metodologie di insegnamento della lingua e in particolare della grammatica. Allora, dobbiamo innanzitutto distinguere fra un apprendimento. Allora, quando stiamo in contesto scolastico, abbandoniamo l'acquisizione, si parla solo di apprendimento, evidentemente, della lingua. Occorre distinguere concettualmente l'apprendimento implicito di una lingua, la propria o una seconda lingua, che per sua natura procedurale, cioè si impara la lingua usandola, e non richiede riflessione metalinguistica esplicita. Questo si fa normalmente con la L1, ma si può fare, come sapete, anche con altre lingue. Si parla appunto di apprendenti spontanei per definire questa tipologia di apprendenti. Persone che, per esempio, vengano in Italia per lavoro, non hanno tempo o modo di frequentare un corso di lingua e comunque imparano l'italiano, no? E comunque anche l'apprendente iscritto a un corso di lingua vive poi tutto il resto della giornata in un contesto di apprendimento spontaneo, cioè come si dice in immersione, in situazione, no? Ecco, mentre questo tipo di apprendimento
va distinto dall'apprendimento esplicito, cioè quello che prevede una riflessione esplicita, consapevole, sulle regole della lingua, che è quello che di solito si fa a scuola. Questo apprendimento esplicito, quindi la riflessione metalinguistica consapevole sulle regole, dicendolo in termini schematici, l'insegnamento della grammatica di tipo scolastico, può anch'esso seguire due strade. Può seguire un metodo logico-deduttivo e un metodo invece induttivo, empirico-induttivo. La tradizione scolastica italiana ha molto radicalmente, direi, privilegiato l'insegnamento deduttivo. Deduttivo vuol dire un insegnamento che parte dal generale per arrivare al caso particolare. Lo si può applicare a qualsiasi disciplina. Nel caso dell'insegnamento della lingua, che cosa significa? Fornire una certa regola ed esercitarsi sull'applicazione di questa regola, cioè l'insegnante entra in classe e decide di parlare dell'alternanza fra imperfetto e passato remoto, tanto per fare un esempio, dà una regola sull'ambito d'uso dell'uno e dell'altro tempo e poi fa esercitare sia in fase di ricezione e comprensione dei testi, sia in fase di produzione di testi scritti e orali su questo punto specifico. Quindi la regola generale precede l'esercizio particolare, metodo deduttivo. Questo è quello anche, come dire, storicamente più utilizzato nell'ambito scolastico. Nell'ambito dell'insegnamento, invece dell'italiano delle due, ha preso abbastanza piede invece il metodo induttivo, perché per molti aspetti, come vedremo fra poco, si rivela più efficace. Consiste nel ribaltare il percorso, cioè la regola non è più una regola grammaticale di qualsiasi tipo, morfologico, sintattico, quello che vogliamo, non è più il punto di partenza, ma è il punto di arrivo. Cioè gli apprendenti diventano protagonisti di un percorso di scoperta di una regola, diventandone protagonisti, con opportune ovviamente attività dell'insegnante, memorizzeranno in maniera più efficace, come si dice, è più efficace ed è più facile che la regola appresa per questa strada passi dalla memoria a breve termine in quella a lungo termine, cioè non ce la dimentichiamo una volta usciti dall'aula. Gli effetti negativi dell'insegnamento deduttivo li abbiamo, come dire, misurati tutti con lo studio delle lingue classiche a scuola, no? Chi ha studiato il latino o il greco normalmente, se poi nella vita non continua a fare il professore di latino e greco, si dimentica quasi tutto. Se invece le regole sono apprese per via induttiva, è più facile che almeno ovviamente una parte di esse, perché il procedimento induttivo si basa su una forte selezione dei contenuti da insegnare, cioè bisogna sfrondare molto, è più facile che invece attecchiscano meglio. Quindi, come si può arrivare alla conoscenza esplicita di una regola, l'obiettivo del docente di educazione linguistica e di grammatica? Abbiamo visto attraverso il percorso induttivo o il percorso deduttivo. Ciascuno dei due sistemi, i due sistemi vanno integrati di solito nella prassi scolastica, perché ciascuno ha dei vantaggi e degli svantaggi. Abbiamo già visto alcuni vantaggi forti nel percorso induttivo, che è la maggiore motivazione. Se l'insegnante è abile nel costruire dei percorsi di scoperta, gli studenti si sentono maggiormente motivati. D'altro canto, questo metodo non è facilmente applicabile ai bambini sotto un certo livello di età, perché non hanno la capacità o l'abitudine di confrontarsi con l'elaborazione la scoperta di regole. L'altro vantaggio fondamentale è il trasferimento di queste regole nella memoria a lungo termine. E uno svantaggio invece di questo approccio è che ovviamente richiede tempi più lunghi. Un conto è dire l'imperfetto italiano si forma con questa desinenza, un conto è far arrivare attraverso un percorso di lettura, analisi, sottolineatura, quindi di scoperta della regola, gli apprendenti a capire qual è la regolarità, per esempio morfologica, in un certo tempo, in una certa classe pronominale, eccetera, eccetera. I tempi sono molto più lunghi e quindi richiedono quel processo di forte selezione dei contenuti, che è più facile fare in un corso privato di italiano per stranieri. Il docente si può concentrare solo su un sillabo molto ristretto. È un po' più complesso per un docente che opera nella scuola, perché deve fare i conti anche con delle indicazioni di programma che operano a livello scolastico nazionale.
In più il percorso induttivo tende a essere più efficace solo per insegnare alcuni livelli di lingua piuttosto che altri. Per esempio è molto indicato per lo sviluppo delle competenze di tipo morfologico, perché sono più evidenti, cioè è più facile scoprire una regola che sta più in superficie nel testo. Per esempio un morfema, no? Attraverso un opportuno lavoro di osservazione si individuano regolarità, per esempio il fatto che la maggior parte dei maschili, noi maschili in italiano, finisce in O e che i femminili in A, e poi ci sono quelli in E che possono essere l'uno o l'altro, no? È teoricamente applicabile questo percorso di scoperta anche alle regolarità sintattiche, per esempio l'ordine dei costituenti, eccetera, ma sono, come dire, delle evidenze che stanno un po' meno in superficie del testo, quindi i tempi richiesti sono più lunghi. Proprio per questo molto spesso le attività di scoperta induttiva riguardano principalmente la morfologia. Allora, dedichiamo quest'ultima sezione dell'incontro di oggi a cercare di capire perché, una domanda che forse ci siamo fatti tutti nel corso della nostra vita, perché se io studio a memoria una grammatica di una lingua, alla fine io quella lingua non l'ho imparata di solito, no? Cioè, saprò magari bene le regole se me le ricordo, ma non so usare la lingua. Allora, questo dipende da una differenza di natura insanabile, irrisolvibile, fra la grammatica intesa come oggetto cartaceo, oggi può essere anche non cartaceo, ma diciamo, siamo abituati a considerarlo così, e invece la grammatica, almeno queste due accezioni, no, in italiano, è l'oggetto attraverso cui noi studiamo le regole di una lingua, ma è anche l'insieme delle regole che sono depositate nella nostra mente, la grammatica interna, no? Allora, la grammatica interna, quella che tutti noi ci costruiamo per la nostra L1 attraverso l'acquisizione infantile, e quella che si costruisce l'apprendente in L2 attraverso tutta la fase di sviluppo dell'interlingua, su cui oggi però non avremo tempo di soffermarci, seguono due strade, due percorsi completamente diversi, che adesso cercherò di illustrarvi. La grammatica di carta è un utile, non sto dicendo che non serve, però è un utile strumento di consultazione, non è uno strumento per imparare la lingua. La grammatica di carta procede secondo questo schema, naturalmente poi ci sono grammatiche che seguono, come dire, teorie, modelli diversi, però questo è lo schema ricorrente. Si parte dal nome della cosa che vogliamo spiegare, l'articolo, il pronome indefinito, i tempi e i modi dei verbi, e quindi c'è una certa insistenza sulla terminologia tecnica. Questo nel momento in cui ci confrontiamo con realtà linguistiche nazionali diverse può essere un problema, perché quello che noi chiamiamo pronome indefinito magari in una realtà nazionale diversa si chiama in tutt'altro modo o addirittura non si chiama. Quindi insistenza sulla terminologia, che è bene ridurre al minimo nell'insegnamento dell'italiano L2. Dal nome si passa alla forma, cioè i pronomi indefiniti in italiano sono questo, questo e quest'altro. Solo in terza e ultima fase, una grammatica normalmente elenca le funzioni di quella forma lì, cioè il pronome indefinito qualcuno serve per esprimere queste cose qui, la congiunzione sebbene serve per esprimere questo nesso logico fra due proposizioni, eccetera. Quindi un percorso nome, forma, funzione. Lo sviluppo invece interno di una grammatica che qualsiasi apprendente elabora quando si confronta con una lingua straniera, come vedete, è esattamente antitetico, segue le tappe inverse. Un apprendente ha bisogno prima di tutto di funzioni, cioè che devo esprimere una relazione di causa-effetto, questo è il mio bisogno, devo esprimere una relazione dicendo che una cosa succede prima e un'altra succede dopo, una relazione temporale e così via. Quindi ho bisogno prima di tutto di funzioni, solo a poco riesco ad abbinare queste funzioni ad altrettante forme, quindi per esprimere una relazione di causa-effetto ho a disposizione questo ventaglio di forme, per esprimere una relazione temporale quest'altro, eccetera, eccetera. Per esprimere un'azione non compiuta nel passato ho a disposizione queste forme verbali e potremmo continuare. Quindi abbinamento, funzioni, forme, questo è un passaggio necessario nell'elaborazione di qualsiasi interlingua. E solo alla fine, vedete, l'ho messo fra parentesi, ho bisogno di una denominazione tecnica, di un tecnicismo per imparare che questa forma e questa funzione si chiamano in un certo modo. Posso anche non sapere che il pronome relativo si chiama relativo, che l'indefinito si chiama indefinito, l'importante è che io sappia usarli.
Ecco, questa radicale diversità fa sì che, come dire, non si può pretendere di insegnare la competenza d'uso di una lingua attraverso la grammatica. La grammatica ha una sua funzione, ma deve essere, come dire, deve stare al margine del percorso, deve essere uno strumento di consultazione nel momento del bisogno. L'altra indicazione che ricaviamo da questo schema è che, se ripensiamo a quello che abbiamo detto prima sulla differenza fra metodo induttivo e metodo deduttivo, il metodo induttivo ricalca molto di più il processo di sviluppo della grammatica dell'apprendente. Arrivo alla consapevolizzazione della forma, della regola, dopo che ne ho capito la funzione. E quindi, come dire, il metodo induttivo è proprio per questo più in sintonia, più efficace come strumento di apprendimento di una lingua seconda. Bene, ci fermiamo qui. Alcune indicazioni minime bibliografiche per chi volesse saperne di più. I dati che abbiamo citato sono tratti da questo rapporto MIUR-ISMU, Alunni Stranieri 2014. L'indirizzo è molto lungo, ma è sufficiente digitare questa stringa su Google per avere accesso al testo. Abbiamo fatto riferimento anche ai testi di Graziella Favaro, A scuola nessuno è straniero, Didattica interculturale, e rimando anche al manuale mio e delle colleghe Diadori e Troncarelli, Insegnare l'italiano come lingua seconda, che è appunto in uscita presso l'editore Carocci. Grazie. Dicevo che ero colpito dalle statistiche che ha fatto vedere all'inizio e in particolare da quella che parlava di un successo all'esame di Stato migliore per diciamo, i G2 che per gli italiani nativi. E mi chiedevo se queste statistiche sono in qualche modo ponderate, cioè sono elaborate solo sulla base dei dati di quelli che fanno l'esame di Stato o tengono conto della storia scolastica, perché ho in mente di aver letto non tanto tempo fa un rapporto legato all'Unione Europea, adesso mi sfugge, l'ho cercato nella memoria, l'ho anche cercato su internet ma non l'ho trovato, che parlava dell'inutilità addirittura della bocciatura proprio perché va a colpire essenzialmente in Italia, almeno gli studenti stranieri o i figli di stranieri. E mi sembrano proprio due indicazioni di fatto opposte. Poi l'altra cosa che mi interessava è questa, cioè il problema, almeno dal punto di vista dell'esperienza mia di insegnante, il problema del parlante straniero non è semplicemente un problema linguistico, va molto oltre. E quando uno si trova di fronte a un immigrato di seconda generazione, che magari è anche capace di una competenza quasi dialettale, quindi perfettamente in grado di reggere la conversazione con i compagni, di avere una socialità assolutamente a livello degli altri, quello che manca è la competenza linguistica della famiglia che, nella mentalità, credo, di molti insegnanti è una pecca molto grossa, perché credo che sia esperienza di molti che se non c'è dietro la famiglia i risultati scolastici ne risentono moltissimo. Allora mi chiedevo se è possibile pensare a una didattica che non sia didattica puramente linguistica, ma sia una didattica che tenga conto anche di difficoltà culturali e ovviamente qui mi fermo perché si potrebbe parlare anche del salto culturale che c'è e che resta, insomma. Due osservazioni interessanti. Allora, quel dato lì credo che non sia ponderato, è semplicemente chi darwinianamente arriva alla fine del percorso a quei risultati lì. La cosa interessante è che non li ho poi più ricercati recentemente, però dopo quel rapporto MIUR lì di quell'anno non sono più stati pubblicati. Io avevo anche un po' maliziosamente un'idea, in quegli anni lì si tendeva invece a esacerbare sulla stampa, ricordate, la piaga, no? Del grosso numero di tutti i problemi che avrebbero comportato allora la presenza degli stranieri in Italia, e quel dato andava un po' in controtendenza, sarà una mia malizia, però insomma che mi risulti non è stato più preso in considerazione questo dato, oppure può darsi invece, volendo essere benevoli, che non era attendibile dal punto di vista statistico, però non so dirle di più. Lingua e cultura, evidentemente sì, diciamo, non l'ho detto perché è presupposto, quando si insegna una lingua non si può scindere dall'insegnamento della cultura di riferimento, intendendo ovviamente cultura nel senso più ampio, non soltanto scolastico, accademico. E la competenza delle famiglie nell'italiano, immagino, si riferiva.
Certo, questo è un dato interessante, ci sono delle sperimentazioni che tendono ad utilizzare invece l'adolescenza come mediatore culturale, no? Nei confronti della propria famiglia, dalle occasioni più banali del ricevimento dello studente, quindi bisogna dire, a occasioni anche più strutturate e complesse, quindi secondo me sì, questo tipo di esperienze dovrebbero essere sviluppate e moltiplicate. E questi dati non prendono in considerazione le certificazioni per i bisogni educativi speciali che ci sono state negli ultimi 2 anni. Probabilmente d'ora in poi il numero di ragazzini di origine straniera non ammessi alla classe successiva calerà perché si fissano degli obiettivi sempre più bassi grazie a questa possibilità di certificazione che viene data alla scuola. Immagino di sì, che, non, appunto, che sarà così, perché comunque questi dati che vi ho presentato erano, a parte quelli sui maturati, erano relativi aggiornati al 2013-14, quindi ora non so in che è uscito. Fra l'altro, ecco, quel documento lì nel suo insieme lo potete scaricare da internet, è pubblico, basta che l'indirizzo non ve l'ho riportato perché è lunghissimo, ma è sia sul sito del MIUR sia sul sito dell'ISMU, quindi basta digitare ISMU MIUR rapporto relazione studenti stranieri e vi appare. L'ultimo è uscito ottobre 2014 e appunto si arriva al 2013-14 come aggiornamento. E ho visto che inizia per fortuna a problematizzare la questione a cui facevo riferimento io, anche nei dati numerici, anche nei grafici, oltre a questi, diciamo, secchi che vi ho presentato io perché non avevamo tempo per problematizzare di più, ci sono anche dei grafici che tengono conto di quei parametri lì, scalandoli a seconda della storia scolastica dell'alunno, quindi qualche passo in avanti si sta facendo anche in questo tipo di pubblicazioni ufficiali. Allora chiedo una cosa io, 2 minuti, poi facciamo la pausa. Dunque, per l'appunto Fabrizio Franceschini la scorsa settimana ci parlava del rapporto che è storicamente esistito nel trattamento scolastico del rapporto tra lingua e dialetto come esempio di come si può affrontare il rapporto italiano-altre lingue. Naturalmente senza nascondere la difficoltà che sembra marginale ma in realtà poi è sostanziale, data dal fatto che il maestro delle elementari che negli anni 30 doveva gestire il rapporto tra il dialetto nativo e la lingua comune sapeva il dialetto, mentre ora difficilmente gli insegnanti, non è certo richiesto, possono sapere il romeno, l'albanese, il filippino, l'arabo, il cinese. Cosa impossibile. Allora, Ascoli, noi siamo tutti ascoliani, tanto, a partire da lui, Lombardo Radice, eccetera, proponevano appunto di utilizzare la consapevolezza nativa sul dialetto per sviluppare competenze a quel punto metalinguistiche riflesse nella lingua. E si poteva fare con un po' di buona volontà al maestro elementare, per parlare appunto dei primi gradini d'acquisizione o d'apprendimento negli studenti, poteva farlo. Ora il problema appunto è che nessuno di noi ha le competenze per gestire, diciamo, per favorire la maturazione dei livelli diafasici complessi nella lingua nativa o comunque o dello studente stesso o della famiglia. Allora, va bene, lasciamo da parte il fatto che forse servirebbero figure professionali dedicate, perché non è un problema che ci possiamo porre noi, dobbiamo fare i conti con la realtà. Allora, cosa concretamente si può fare per indurre
senza sapere la lingua di partenza della famiglia del nostro studente non nativo, forme di fruizione della propria lingua a livelli più alti. Cioè, mi spiego, come possiamo indurre lo studente figlio di appunto immigrati filippini a leggere poesia o narrativa o letteratura in filippino per sviluppare quei livelli diafasici più alti che sono necessari ad un miglior apprendimento dell'italiano? Già, ci hai parlato di iniziative, sperimentazioni che cominciano a essere fatte, magari così può essere conoscerle potrebbe essere interessante. Sentire invece da voi se nelle scuole in cui operate è stato fatto qualche tentativo del genere. Ovviamente, prego, ecco. Diciamo che di solito per gestire la fase immediata viene più che altro, vengono utilizzate le figure dei mediatori linguistici che solitamente appunto il territorio offre, insomma di solito ci sono, appunto che so, mi vengono in mente, io l'anno scorso appunto feci un paio di incontri proprio sull'insegnamento dell'italiano come lingua seconda e noi c'era appunto un insegnante specializzato appunto in glottologia, quindi era proprio specializzato per l'insegnamento dell'italiano e viene chiamato proprio per tamponare le emergenze, ci sono pochissimi fondi, quando ti arriva lo straniero, che ne so, sei a febbraio, arriva un senegalese o arriva un marocchino, comunque che non è appunto, magari ha il padre lì da un po', però anche il padre non ha una competenza linguistica tale per cui gli fa da filtro, insomma, non è detto che sia sempre così. E allora si ricorre al mediatore linguistico. Il mediatore linguistico solitamente magari è un marocchino di seconda generazione che conosce l'arabo e è ormai inserito in Italia e che ha questa funzione un pochino di introduzione. Quello che io invece non ho mai visto è questo... quelli che ormai sono venuti via dal loro paese di origine non sviluppano le competenze, diciamo così, grammaticali, né di studio della morfologia, della sintassi nella loro lingua. Cioè magari si trovano a studiare la grammatica, studiano la grammatica dell'italiano, studiano la grammatica dell'inglese, del francese a scuola, magari non hanno studiato la grammatica dell'arabo o non hanno studiato la grammatica del cinese, perché magari sono qui... Cioè, quindi magari se la cavano abbastanza bene appunto tutto ciò che riguarda la comunicazione, ma poi possono trovare questo scalino dopo. Io non ho visto niente di questo tipo, insomma, almeno cioè, il tamponamento dell'emergenza in qualche maniera si fa appunto o con i mediatori linguistici, qualche insegnante di italiano in lingua seconda specializzato si comincia a trovare. Il massimo che ci danno, pensate che sono un 15 ore ad alunno quando va bene, perché sono questo poi il grado quindi insomma potete, cioè, è giusto una toppa, insomma, cioè, però qualcosina in effetti si fa, ma sul resto... Cioè, grazie. Ci arrangiamo. Ci sono altre esperienze su questo che potete riferire? Sì, sì, mi rendo conto che... Venire qui a dirvi le cose che vi ho detto si espone a questo rischio di dire vabbè, ma non conosci minimamente la realtà in cui operiamo, però ciò non toglie che quello che abbiamo detto è così, che poi sia difficile realizzarlo. Allora, però proviamo a fare qualche precisazione. Quando parlavo di occasione di contatto con un uso elaborato della lingua, non la lingua di origine, non, ovviamente non lo si può chiedere ai docenti che sono in cattedra, però non mi riferivo al fatto che debbano avere una conoscenza grammaticale o scolastica della propria lingua, significa semplicemente per esempio parlare di argomenti complessi, quindi le esperienze a cui facevo riferimento io, che in qualche parte d'Italia sono state fatte, è provare a coinvolgere le comunità nei territori in cui, se nella scuola c'è una comunità prevalente o quelle che sono più aperte al confronto, perché non sempre è possibile, iniziative pomeridiane in cui con il figlio, che spesso ha questo ruolo di mediatore, si parla della cultura, ma parlo di cultura materiale, la cucina, le festività, le tradizioni, le favole, i miti della lingua di provenienza. E questo è sufficiente ai fini della teoria di Cummins per attivare
quell'uso più complesso della lingua che serve poi a facilitare anche uno sviluppo ottimale della competenza italiana, quindi anche in questo senso. Quanto poi al docente che si trova in questa, appunto che si trova il mondo in classe, è chiaro che non si può chiedere di avere una competenza delle lingue, però ci sono ormai alcuni strumenti di sussidio, per gli, poi magari forse con Matteo potremo andare più nel dettaglio, che cercano, ricorrendo quanto basta alla tipologia linguistica, sapete che appunto classifica le lingue per tipi, a far sapere al docente non la grammatica del cinese, ma più o meno come funziona il cinese, come funziona l'arabo, tanto per capire perché poi il cinese ha tante difficoltà a sviluppare la morfologia dell'italiano, semplicemente perché la morfologia del cinese è molto semplificata per motivi dovuti alla tipologia della lingua, lingua isolante in cui ci sono degli affissi, e quindi quando vedono questo verbo che varia così tanto in italiano letteralmente impazziscono, perché non, e soprattutto queste parole così lunghe dell'italiano, questo è un problema specifico dei cinesi, avendo parole tendenzialmente monosillabiche, come per tutti altri motivi succede in inglese, però l'analogia è forte proprio a livello di morfologia, perché anche l'inglese ha una morfologia fortemente semplificata, entrano in forte difficoltà perché in italiano tutta la parte, l'informazione grammaticale sta nella parte che loro processano meno bene della parola, cioè l'ultima. Molto spesso un cinese, quando deve pronunciare una parola derivata che mediamente è più lunga, omette o salta o fa appunto delle, cadere delle sillabe nella parte finale che è quella morfologicamente più ricca. Quindi sapere queste cose, se non altro, aiuta a capire perché le difficoltà poi si concentrano su un certo livello di lingua, perché alcuni gruppi linguistici hanno più difficoltà in un momento piuttosto che in un altro, eccetera, no? E quindi diciamo, potremmo dire questo. Chiaramente l'analogia con la storia linguistica italiana avrebbe potuto essere questa. Ovviamente i dialetti non sono tipologicamente diversi dall'italiano, sono varietà romanze, e però come dire, diciamo, l'analogia è che noi italiani l'abbiamo un po' rimosso, ma dovremmo ricordarci di più che veniamo da una storia plurilinguistica, quindi per noi l'acquisizione di una lingua comune è un dato molto recente. Siamo cresciuti come nazione in una realtà improntata alla variazione, e quindi dovremmo tenere presente questo nel momento in cui ci troviamo a che fare con un nuovo tipo di variazione, che è questa legata alla presenza delle minoranze linguistiche recenti di cui abbiamo parlato oggi.